È quasi tutto pronto per la 27esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, che si presenta con un taglio sempre più internazionale, in perfetta sintonia con la sede scelta per il lancio della manifestazione, l'aeroporto internazionale delle Marche Raffaello Sanzio, una delle porte principali attraverso le quali le ricchezze del territorio si fanno conoscere all'Italia e al mondo. Dunque parte in grande stile l'evento che apre le principali kermesse italiane dedicate al tartufo, il prezioso tubero che quest'anno a Pergola viaggia nel segno dello slogan Le Marche che non ti aspetti. Sì, è una fiera che nel 2013 con la nostra amministrazione ha avuto la denominazione di nazionale. L'obiettivo è di renderla internazionale. Siamo qui proprio apposta oggi per dare questo cambio di passo alla fiera, partendo dalla porta sul mondo delle nostre Marche. Le prime tre domeniche di ottobre la città degli Ori ospiterà la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, un appuntamento dedicato agli appassionati del principe indiscusso della tavola, ma anche ai turisti, alle famiglie e ai giovani. Molte le novità dell'edizione 2024, tra cui i treni storici che attraverseranno i territori del Tartufo raggiungendo Pergola proprio per le tre domeniche della fiera. Presente il premio Le Marche che non ti aspetti, un riconoscimento che verrà assegnato a volti noti del mondo del giornalismo, della cultura e dello sport che saranno presenti nel corso della manifestazione. Avremo altri ospiti d'eccezione come Sorbillo, una eccellenza campana italiana, il re della pizza napoletana. Avremo ospite della nostra città, la regione Liguria, con le ostriche di La Spezia. Avremo ad esempio una mostra di modellismo ferroviario per i più grandi e per i più piccini, insomma una manifestazione in grado di rispondere alle aspettative di grandi e piccini, di promuovere la nostra regione e i nostri territori, in grado di regalare sensazioni e magia. A sostenere l'iniziativa anche il direttore di Confcommercio Marche Nord. Il comune di Pergola è stato tra i primi ad aderire all'importante progetto di Confcommercio L'Itinerario della Bellezza, ha detto Amerigo Varotti. Il nostro compito anche in questa occasione è di valorizzare e promuovere il Tartufo Bianco insieme all'eccezionalità del Museo della Città di Pergola.